Buonasera, buonasera dottor Buonasera, Pasetti, Marco buonasera Pasetti, Gabriella. benvenuto. Guardi che non è stato un lapsus il suo, sa? Ah no? Meno male, mi sento rassicurata. Nonno, perché io sono felicemente nonno per 3 volte e adesso a fine giugno lo diventerò per la 4ª volta. E allora noi gli auguri li facciamo già in anticipo. Ecco, allora, grazie. Questa musica già ci mette nella giusta atmosfera, perché? Dunque, agli inizi del Novecento gli italiani hanno tanti problemi, tante malattie, rachitismo, parassiti, tubercolosi. Hanno un punto debole, denti e piedi. Qualcuno, sono i più ricchi, usa la pasta dentifricia che arriva dall'Inghilterra, lì era stata sperimentata nell'Ottocento, la maggior parte delle persone, diciamolo pure, degli italiani, i denti non se li lava. È vero. Ed ecco che qui arriva nonno Clemente, ufficiale di cavalleria, che inventa la pasta del capitano, che ancora non si chiama così, ma insomma inventa una pasta dentifricia. Sì, la prima ricetta, quella che ancora viene commercializzata anche oggi, risale al 1905, quando mio nonno Clemente, come appunto appena detto, era ufficiale di Savoia Cavalleria e lui doveva badare ai suoi soldati e ai cavalli perché era farmacista e veterinario. Questa formula, che noi chiamiamo ancora formula originale, è stata portata fino ai nostri tempi, ma è stato suo figlio, Nico Ciccarelli, mio zio, che ha lanciato questo prodotto sul mercato italiano. E adesso arriveremo a lui, però io le voglio subito domandare, lei ha parlato di formula, questa formula segreta della pasta dentifricia, il successo di questo prodotto, e qui siamo ancora negli anni 30 e 40, Nico deve ancora arrivare, sì. È il successo di una formula chimica, perché insomma di farmacisti si trattava, o è il successo di un modello? Insomma, questo nonno era intraprendente, girava l'Italia da nord a sud e farmacia per farmacia. Sì, questo in verità l'ha fatto mio zio. Cioè il nonno, quando ha lasciato il Savoia Cavalleria, si è fermato a Cupra Marittima, un paesino delle Marche. Poi dopo è venuto a Milano, poi in seguito lo stabilimento verrà costruito a Milano, ma la persona che ha girato tutta Italia, proprio facendo tutte le farmacie di città e di paese, è stato il figlio, cioè sempre mio zio Nico. È in questa maniera che lui ha conosciuto proprio il marketing spicciolo, conoscendo questi farmacisti che erano ancora... io ho saputo che lei ha avuto un nonno farmacista. Un nonno materno. Allora, io mi ricordo ancora che i vecchi farmacisti, quelli che adesso sono, ahimè, scomparsi così, erano molto ligi, non volevano stravolgere troppo quello che era la loro, tra virgolette, la loro bottega. E invece arrivava lo zio e voleva rovesciare tutto. Lei pensi che le farmacie avevano una tendina d'altezza d'uomo, una tendina di solito verde. Perché? Perché chi era fuori non doveva vedere chi c'era dentro, perché vuol dire che dentro la persona che era entrata in farmacia aveva dei problemi, non stava bene, cercava dei medicinali, cercava dei consigli dal farmacista. Allora lo zio apriva queste tentine, rovesciava il suo carico di tollini, come si dice a Milano, di callifughi pomata. Cosa fa? Eh sì, cosa perché fa? C'erano i callifughi anche. E certo, la Ciccarelli è nata con i prodotti per l'igiene del piede. Insomma, quindi li rovesciava. Lo rovesciava. E il farmacista diceva, cosa fa dottore? Dice, lei non si preoccupi, lei vedrà che quando io torno qui, lei adesso non mi ripaga, quando io torno lei avrà venduti questo. È stata la prima operazione, se vogliamo chiamarla prima, di marketing, di mettere in vista il prodotto. Allora, questo zio Nico, visto che ci siamo già arrivati, perché è una presenza talmente, diciamo, sì, non voglio dire invadente, no, però è descriviamolo un po', quest'uomo che non era altissimo, però appunto, come entrava, riempiva la stanza. Lei ha detto proprio giustamente, io ne avevo soggezione, sa? Pensi che io ho cominciato a fare l'apprendista stregone con lui subito dopo la laurea, anzi un po' prima, quando studiavo.
E ho avuto soggezione per anni, perché lui aveva questo sguardo d'acciaio, però io sapevo, tramite mia madre poi, perché era sua sorella e quindi mia mamma era una Ciccarelli, che lui mi voleva molto bene e mi stimava. Però, insomma, aveva una tale personalità, anche Travolgeva fisica, tutti. che travolgeva tutti. Allora, questa personalità fisica, allora, quest'uomo era un uomo molto intuitivo, tanto che al punto è diventato quello che nei suoi prodotti, nel suo prodotto, ci ha messo la reputazione, la faccia, perché il successo di questa pasta del capitano è arrivato soprattutto, è esplosa, diciamo, grazie al carosello. E io Carosello. so che suo zio proprio si è impadronito, Sì. questo carosello l'ha dovuto conquistare con mano ferma, perché all'inizio Ciccarelli, insomma, la famiglia con l'azienda, perché erano pochi i prodotti che arrivavano alla gloria del carosello, insomma, l'ha conquistato. Sì. Come ce lo racconti? E che cosa è accaduto con questo carosello? Ma siccome il carosello veniva trasmesso su un solo canale, quindi lei può immaginare che c'era la fila per ottenere questi spazi. E noi riuscimmo, dopo 3 anni di richieste varie alla SIPRA di Torino, dove c'era il generale Fiore. Quando ottenemmo il carosello, i primi 2 anni utilizzammo Delia Scala e Garinei come testimonial. Dopodiché Giorgia Moll, la giovane Giorgia Moll, che poi fu affiancata da Carletto Ecco, però io la d'Apporto. interrompo, però il vero successo, la vera novità, non era utilizzare un'attrice, una No. soubrette, è stato che suo zio Sì. è intervenuto fisicamente, un po' si è ispirato a Henry Ford che in America pubblicizzava le sue Sì, auto, ma lui proprio. ci ha messo la faccia, Sì. diceva Beh, una cosa, che diceva durante il carosello suo zio? intanto lui era partito con Scriveva l'idea. pure i copioni, so io. Sì, lui era partito con l'idea che desiderava che i suoi consumatori, le sue consumatrici, vedessero la faccia vera di chi c'era dietro un prodotto. Io desidero metterci la faccia. E ancora oggi noi ci mettiamo la faccia. La nostra campagna pubblicitaria prossima sarà proprio noi continuiamo a metterci la Lui che ha faccia. fatto? Che cosa ha Ma fatto? lui che cosa ha fatto? È stato il primo a voler partecipare a quello che si chiamava il codino pubblicitario. Quindi, dopo lo spettacolino di 2 minuti, veniva fuori lui che, con una frase che è rimasta storica, perché Giorgia Moll diceva: "Questo dentifricio è fantastico, è meraviglioso." Lui da dietro interveniva e diceva: "Non esagerare, Giorgia. Diciamo che questo è un buon dentifricio." Anche Anzi, ottimo. ottimo, poi diceva. Ora immaginate il successo, tutti a decantare le qualità dei loro prodotti miracolose e lui a dire no, ma non diciamo miracolosi che diciamo una bugia, diciamo quello che è ottimo. Quindi il messaggio passava all'indomani del primo spot, del primo carosello, le vendite aumentano. Però per non dare così un'idea falsata, cioè dietro il successo di un'impresa, dietro il successo anche di prodotti che sono un po', che rappresentano questa impresa, c'è cioè una filosofia solida. E io voglio riassumere la filosofia di zio Nico perché secondo me è una filosofia che, soprattutto in epoca di crisi, ben si adatta anche alla conduzione proprio familiare di due genitori, due figli, insomma, magari la facessimo nostra. Allora, mai il passo più lungo della gamba, mai soldi in prestito, mettere fieno in cascina in previsione di tempi più duri e nessun socio, cioè le azioni non si vendono in nessun socio, soltanto la famiglia. È vero che questa è la Ma sua. vede, lei ha citato proprio dei punti cardinali. Queste sono le cose che lo zio mi ha trasmesso e che io, con il buon senso, con fortuna, con un minimo di perizia, ho portato avanti. E quindi ho traghettato questa azienda dal 1977, quando mio zio Nico è mancato, che io mi sono trovato solo al comando di questa azienda che stava crescendo precipitosamente, fino ad oggi, quando io ho in azienda i due figli, Monica, direttore generale, Luca, Una donna, responsabile direttore del generale, che canale bello farmacie. sentirlo. Certo.
Allora, sì, stiamo per arrivare al momento in cui Marco Pasetti diventa direttore generale. Il dottorino che seguiva lo zio diventa dottore per tutti i dipendenti. Però quella di suo zio è stata molto a lungo, questo è importante nella storia di questo paese, una impresa di tipo sociale. Lo è stato a lungo, fino insomma, agli anni 70, quando già si inasprivano le lotte sindacali, insomma emergevano conflitti. Allora c'era il padrone che mangiava con le operaie, il venerdì offriva il pranzo di magra, metteva a disposizione gli appartamenti, qualcuno ha detto modello paternalistico, di sicuro un modello che funzionava. È così. Sì, qualcuno potrebbe obiettare, ma questo è solo paternalismo. Secondo me non è paternalismo, tant'è che io lo continuo ancora. Io continuo a mangiare in mensa con i miei collaboratori, i miei dipendenti, i miei operai e sono ben contento perché in questa maniera poi, mangiando gomito a gomito, io riesco a captare anche gli umori di questa gente che passa la maggior parte della propria vita nella mia azienda. Perché se lei fa il conto di quante ore si sta in azienda, almeno 8 ore, ecco che è un periodo ancora maggiore di quello che passano coi loro figli e le loro Posso, mogli. E lo dicevamo oggi qui tra l'altro con un ospite che ci presentava un rapporto proprio sul lavoro in Italia, il tempo no? Sottratto dal lavoro, sottratto, insomma, occupato, riempito dal lavoro. Allora, lei ha a lungo avuto un posto di comando, chi comanda è solo, anche se ha avuto un validissimo collaboratore. Quale ritiene che sia stato il suo apporto di cui va più fiero, più originale a questa impresa di famiglia e soprattutto che dote deve avere un imprenditore, veramente, un imprenditore familiare? Questo è un paese, ricordiamolo, che ha l'85% di imprese familiari, sì, che lottano nella crisi. Sì. Quindi quali sono i suoi motivi di orgoglio, sinteticamente, sì, e qual è la dote dell'imprenditore? Io per carattere sono ottimista ma non presuntuoso. Quindi io dico che se sono riuscito a condurre questa azienda combattendo contro le grandi multinazionali, ho avuto un po' di fortuna, ma soprattutto il buon senso di un padre di famiglia. Non ci sono delle formule particolari, a parte forse la formula vincente, che è la formula del capitano, che è quella che ha dato il titolo al mio romanzo. Io posso dire di aver avuto un certo coraggio quando nel 2008 è esplosa la bolla americana e per la globalizzazione questa è arrivata con un'onda lunga anche in Europa e quindi di conseguenza anche in Italia. Allora che cosa è successo? Che quasi di colpo, come se una barca avesse trovato un basso fondale, si fosse arenata, le vendite subirono delle diminuzioni. Quindi? Quindi io che cosa ho voluto fare? Sono andato in controcorrente. Allora, per non incorrere nella cassa di integrazione, quindi far stare a casa i miei operai, ho detto benissimo, io investo in nuove linee di produzione di confezione, in questa maniera io porto all'interno dei confezionamenti di nostri prodotti che venivano fatti all'esterno e così in azienda non c'è stato un solo giorno di cassa di integrazione, anzi c'è stato un momento dopo come un rimbalzo che abbiamo avuto addirittura per la prima volta nella storia della Ciccarelli i doppi turni. Beh, splendido. Allora io vorrei chiudere con una domanda che lascia ancora più forte il senso della speranza. Lei ha scritto un libro, La formula del capitano, che è un po' la rivincita di un uomo che voleva essere giornalista, forse diplomatico, e che invece è entrato, ma anche con gioia, nell'azienda di famiglia. Sì. Mi sembra di capire, di intuire che alla fine dietro il successo, la resistenza anche in epoca di crisi di un'impresa familiare c'è la famiglia, la sua affiatatissima, una moglie che le manca molto, Grazia, una famiglia in cui lei è l'unico milanista, ma insomma la famiglia alla base di tutto. A parte che lei ha letto veramente bene e me ne compiaccio questa storia della mia vita. Ah, la famiglia, vede, quando riesce a funzionare è la base di tutto. Perché io considero l'azienda familiare
E non è un luogo comune questa qui. Noi siamo un'azienda familiare, siamo in 70 persone. Io considero l'azienda familiare come una grande famiglia. L'imprenditore, deve partecipare alla vita delle persone che lavorano appunto tutto il giorno per lui e che si portano a casa uno stipendio per il successo dell'azienda. Quindi, è importante. La famiglia è importante, la piccola e media azienda, che troppe volte in Italia, adesso ci stanno un po' pensando, è stata dimenticata. Allora, con questo appello, con questa sottolineatura, ricordiamo quella piccola e media impresa che è il nostro DNA italiano. Io saluto e ringrazio Marco Pasetti. Staremo ben attenti, Michele, con la nostra igiene dentale, vero? Guarda, dobbiamo per forza essere attenti perché insomma, tra l'altro facciamo un lavoro in cui ci esponiamo, per cui perlomeno per non distrarre i nostri telespettatori con delle macchie inopportune dobbiamo fare attenzione. Io tra l'altro ho fatto anche molta attenzione a questa vostra bellissima e molto serena chiacchierata, cioè, avete, non so, io, mi avete dato una grande serenità Grazie. e ho apprezzato moltissimo tutto, in particolare la formula dell'azienda quando parla di niente debiti e perché mi viene a pensare, poi ritornando al passato, quando nel mio passato, negli anni 60-70, avere debiti era qualcosa veramente di penoso, era quasi una vergogna. Mi ricordo c'era un modo di dire, giù nel meridione si diceva sei brutto come un debito. Al giorno d'oggi invece il debito è stato ribaltato, questo concetto è diventato quasi uno status symbol. Chi non ha debiti, insomma, non gli danno nemmeno la carta di credito, che è un paradosso. Beh, quindi c'è solo una piccola macchia, lo devo dire, l'ho letto, e in tutto questo splendore c'è una macchia. Dottor Sentiamola. Pasetti, ma lei tifa Milan? Io Ecco, lo a casa sapevo. mia non è una macchia, Michele. Ho Io ho capito, per figlio e me sì, marito io sono milanisti. interista da generazioni memori, Allora, e io lo quindi sapevo che lei arrivava a punzecchiarmi sul mio tifo lato dolente. per il Milan. Pensi però che mio padre, giornalista, scrittore, come voi siete qua, era interista. E Come meno mai io l'ho tradito? L'ho tradito perché io sono cresciuto ai tempi del famoso trio svedese, Green, Lidholm e Nordahl. E il Milan giocava così bene che io non potevo male. Vabbè, ho fare a capito, meno. Allora, mi Michele, sta provocando, allora comincia a dire Sarti, Burnish, Facchetti, no? Suarez, È diventato un derby. È Jair. diventato. No, Michele, allora, siccome qui abbiamo questa atmosfera molto familiare, allora fammi dire che siccome ci tenevo che mio figlio Michele oggi seguisse questa storia di Sì. impresa familiare che trovavo interessante, per fargliela seguire, mi perdoni, gli ho detto: guarda, che l'imprenditore che viene è del Milan, come Aia, te, è un aia, milanista aia. Vabbè, puro ok, sangue. sorvoliamo su tutto questo. Grazie, grazie veramente.